Si potrebbe parlare di un'altra opportunità persa, si potrebbe parlare di Brodino. La sostanza è che l'Aquila non va oltre l'1-1 nel recupero della 23esima giornata contro il Pontedera e l'astinenza dalla vittoria non si arresta, così come l'Aquila non riesce a fare un sensibile passo in avanti verso l'altissima classifica. Vero è che gli ultimi 4 giorni non sono stati affatto facili, trascorsi più a ricomporre i cocci dopo la disfatta di Lucca che ad avere la testa proiettata verso il recupero. Così non sorprende, come ad esempio il primo tempo di una L'Aquila tornata al 3-4-3, con Carini in difesa e con Perna titolare a spese dei panchinati Pozzebon e Virdis, sia brutto, scadente. I rossoblù non riescono a imbastire la benché minima trama di gioco e la paura di giocare per una sorta di blocco mentale è palese. Di contro il Pontedera, infarcito di assenze, Aut Luperini, Madrigali, Cesaretti e il capitano Vettori, si difende con ordine, attacca poco, ma con il cagnaccio Settembrini al 32esimo ha la migliore palla gol del primo tempo, Zandrini è super. Dopo un tentativo in mischia di Perna a fine primo tempo, nell'intervallo scatta qualcosa perché al rientro dagli spogliatoi l'Aquila mette in campo ben altra aggressività e intensità. Al sesto del Pinto serve Perna che spalla la porta, si gira di forze sull'uscita di Anacura, sfodera un pallonetto tanto bello quanto iellato, palo pieno. Lo stesso Perna, buona alla sua prova, va vicino alla rete all'ottavo e dopo un minuto si guadagna la punizione che sblocca la partita. L'esecuzione magistrale è di Mario Pacilli, splendida traiettoria, imprendibile per Anacura, gol di classe purissima per il fantasista di Torano, fin lì però non pervenuto. Ma la gioia dura poco perché dopo 9 minuti il Pontedera centra il pari con una botta dalla distanza dell'esterno Jacopo Galli, parabola strana, forse agevolata anche da un lieve tocco di Del Pinto. Zandrini scavalcato, ma Galli si rovina la festa perché si rivolge in maniera poco oxfordiana alla tribuna del Fattori ed è espulso da Rinaldi di Tivoli su segnalazione del primo assistente Vitiello di Torre Annunziata. Benché in 11 contro 10 per circa mezz'ora, recupero incluso, l'Aquila non cava un ragno dal buco anche con gli innesti di Virdis e Pozzebon per Perna e Pacilli, anzi al 93esimo quasi gli scappa la beffa. Alla fine è 1-1 che certifica come l'Aquila sia ancora malata o al massimo, se non lo è più, la convalescenza è appena iniziata. Altre risposte si attendono lunedì sera nel posticipo del Fattori con la Reggiana. Oggi hanno dato l'anima i ragazzi e siamo stati molto molto sfortunati e avremmo potuto portare a casa il risultato. Non escludo il fatto psicologico della pressione che gli è stata data alla squadra, in questi ultimi giorni abbiamo letto i giornali, quindi consapevoli del fatto, il mister che è in dubbio, e tutto, però io sono qui e confermo il mister fino a fine campionato e quindi i ragazzi devono essere consapevoli che il loro mister sarà Zavettieri.